Oggi, martedì 27 febbraio, ascoltiamo il commento al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». Buongiorno, mi chiamo Salvatore, sono sposato da 17 anni e ho 3 figlie. Il Vangelo di oggi è per me di grande attualità perché mette in evidenza alcuni temi che interessano da vicino la società contemporanea. Innanzitutto la coerenza. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Sappiamo bene cosa succede quando le parole pronunciate, in particolar modo da un'autorità, non trovano riscontro con l'impegno quotidiano a mettere in pratica i buoni propositi. Inevitabilmente si perdono autorevolezza e credibilità, lasciando spazio alla delusione. Eppure Gesù ci invita ad andare oltre, a saper cogliere il buono che c'è in ogni persona e in ogni situazione, a seguire sempre i giusti insegnamenti e a non cadere nella tentazione di giudicare gli altri, con la pretesa di essere sempre dalla parte del giusto. C'è poi l'apparenza. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Oggi sempre di più si vive nella logica dell'apparire, dell'ansiosa ricerca del successo per la gratificazione personale e di una brillante carriera che possa garantire ogni comfort. Si trascorre più tempo sui social, impegnati a cercare nuovi followers, che a curare le relazioni umane, con reali amicizie. Nell'esperienza quotidiana cerco di trasmettere alle mie figlie il messaggio che la vera gioia è sì un percorso in salita, faticoso, con impreviste cadute, che va anche controcorrente rispetto al mondo, ma che alla fine ci rende realmente felici e in pace con noi stessi e con gli altri. Infine, l'umiltà. Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Credo che Gesù ci chieda di essere umili di cuore e di rifuggire ogni via di grandezza per farci prossimi agli altri, così come Lui, che è l'unica vera guida, si è fatto servo per amore, dalla nascita in una mangiatoia alla morte in croce. In varie circostanze ho potuto sperimentare, grazie all'esempio di mia moglie e al sacramento della confessione, quell'umiltà che aiuta a mettersi nella condizione di totale affidamento a Dio e che gli consente di entrare ed intervenire nella nostra vita per realizzare i progetti che ha per ciascuno di noi. Oggi, per un più di vita, coltivo l'impegno a rafforzare la preghiera e digiunare da tutto ciò che può distrarmi dal cercare di vivere con coerenza ed umiltà la mia esperienza di fede, nella famiglia, con gli amici, sul lavoro, in parrocchia e nell'attività musicale che svolgo per passione, per cercare di essere uno dei tanti semi di dialogo e di pace sparsi per il mondo. Buon cammino di Quaresima.